Oggi abbiamo la prima di Onegin, 11 settembre, e il 13 e il 14 abbiamo le due repliche, e magari ci riusciremo a godere anche un po' di più, perché oggi è la prima, sempre un po' più stressante. Sembriamo tranquilli, molto, molto nervosismo, ma molta consapevolezza, sappiamo bene come deve andare, come dovrà andare lo spettacolo, e si spera non avere nessun imprevisto. Siamo sicuramente abbastanza stressati, come sempre prima degli spettacoli, sì. Poi per me che è un debutto, anche se ho provato abbastanza bene, è comunque sempre un po' lo stress della prima, che io interpreto un ruolo di Onegin che invece è molto più maturo, molto più freddo come persona. È un ruolo che mi ci trovo molto a mio agio subito, nonostante nella vita non sono così, mi trovo abbastanza... Mi diverte molto interpretarlo. Il personaggio di Tatiana si evolve durante i tre atti. All'inizio è una adolescente introversa, un po' timida, malinconica, che poi si evolve fino ad arrivare al terzo atto, una donna vera e propria con uno status sociale. E devo dire che anche se sono giovane, comunque in teoria dovrei sentirmi a mio agio più nel primo atto, nel secondo, dove lei è fresca e giovane. In realtà mi piace molto di più interpretare la donna matura, quella dei 10 anni dopo. Primo passo a due, grande passo a due con lei dello specchio, quella è difficoltà, è difficilissimo sia fisicamente che artisticamente, metterli insieme diventa molto complicato. Sì, poi un passo a due lungo, eseguito per noi quasi al buio perché le luci sono minime, quindi è veramente complesso, però è veramente anche bello perché è il suo sogno, è il sogno di Tatiana. Un passo a due finale ovviamente, dove là l'artisticità è prima di tutto, lì è difficile. Tecnicamente il passo a due è molto difficile, con tante prese, la stanchezza di tre atti, diventa è un ruolo molto impegnativo quello di Onegin. C'è una grande intesa e dal mio punto di vista magari anche il primo atto è un po' come avevo io l'amore platonico verso di lui all'inizio, e un po' mi ci ritrovo in Tatiana all'inizio. Cioè, durante le prove a volte si litiga, infatti in una prova di scena abbiamo avuto un po' una giornata che abbiamo litigato e tutti ci dicevano bravi, bravi, avete interpretato benissimo, me l'ha anche detto, non vedo l'ora di arrivare in quel momento, strapparti la vita in faccia. Ma... Beh, è una grande responsabilità e ovviamente un grande notevole stress che ci portiamo sempre dietro, perché è un fardello comunque. È una scelta di vita, sì. È una scelta di vita che fai, in bocca al lupo. E noi rispondiamo crepi.